Bene, oggi vediamo di precisare meglio un concetto che abbiamo già incontrato in realtà quando abbiamo visto il calcolo dei limiti, che è il concetto di funzione continua, un concetto particolarmente importante. Boh, io sono sugli appunti, quello che vedremo forse oggi. La continuità delle funzioni è un concetto facilmente intuibile ed è quello che si applica quando, tra virgolette, la funzione si comporta regolarmente vicino nel punto in cui calcoliamo il limite, cioè quando abbiamo visto appunto che nei casi semplici, nei casi non patologici, per calcolare il limite di una funzione che tende, x che tende a un certo valore, è sufficiente sostituire il valore della x nella funzione, detto terra, terra. Storicamente la necessità di studiare le funzioni continue nasce, per esempio, dagli albori dello studio dell'analisi. È un concetto fondamentale perché? Perché sulle funzioni continue si applicano i concetti che vedremo prossimamente, quello di derivazione e di integrazione. Ok? Qui ancora una nota storica che oggi calcolo. Uno dei principali problemi è, ad esempio, la teoria della trasmissione del flusso del calore, per esempio, data da Fourier. Come definiamo una funzione che sia continua? Beh, affinché intanto la proprietà di continuità è una funzione che vale in punti, una proprietà come si dice puntuale, okay, che vale punto per punto. Quindi una funzione y uguale a f di x si dice continua nel punto x con 0, punto particolarmente particolare, se valgono tre condizioni. Prima di tutto la funzione deve esistere in x con 0, cioè x con 0 deve essere appartenente al dominio. Ok? In realtà serve un pochino di più. La funzione deve essere tale che l'x con 0 esiste, sì, ed x con 0 deve essere un punto non isolato del dominio, deve essere un punto di accumulazione, se vi ricordate quello che significa punto di accumulazione. Secondariamente, la funzione deve convergere in x con 0, cioè deve esistere finito il limite per x che tende a x con 0 di f di x, cioè deve essere un numero reale, appunto. Terza condizione, non solo la funzione deve essere calcolabile in x con 0, deve convergere in x con 0, ma il valore del limite deve essere proprio uguale al valore della funzione in quel punto. Queste tre condizioni si possono riassumere dicendo che la funzione è continua in x con 0 se x con 0 appartiene al dominio ed è un punto non isolato del dominio, perché se fosse un punto isolato non potremmo scrivere x che tende a x con 0. Quindi deve esistere in x con 0, deve essere un punto non isolato del dominio o punto di accumulazione ancora meglio, e deve valere questa condizione. Il limite per x che tende a x con 0 della funzione deve essere uguale proprio al valore della funzione in quel punto. Detto che più terra terra non si può, la funzione continua quando per calcolare il limite della funzione in un punto è sufficiente sostituire il valore della funzione della x con 0 alla x nel calcolo della funzione. Una cosa semplicissima. Ok? Tutto chiaro? Benissimo. Ecco, l'interpretazione grafica, appunto, la funzione è continua nel punto x con 0 se nell'intorno di x con 0 la funzione converge al suo valore proprio in x con 0, cosa che abbiamo visto diverse volte. Quali sono le funzioni continue? Beh, sono tutte le principali, diciamo. La funzione costante è sicuramente una funzione continua. Immaginate una funzione che ha un valore, per esempio, uguale a 3 sempre, è chiaro che la funzione assume quel valore in tutti i punti del suo dominio in particolare. Quindi le funzioni costanti sono continue. La funzione identità è anche questa continua. Se f di x vale x, è chiaro che il limite per x tende a x con 0 di x vale x con 0. La funzione costante è continua, quella identità. La funzione lineare sono continue, l'abbiamo già visto a suo tempo. E in generale, se sommo o sottraggo due funzioni continue l'una dall'altra, il risultato è ancora una funzione continua. La stessa cosa vale per la funzione multipla di una funzione continua. Quindi se f di x è continua,
k volte f di x anch'esse continua in tutti i punti dove lo è la f. Ok? Quindi ripeto, se sommo funzioni continue, ottengo ancora funzioni continue. Se prendo multipli o costanti o numeri per una funzione continua, il risultato è ancora continua. Attenzione, non così per il rapporto, per il prodotto anche vale così, quindi se moltiplico due funzioni continue, il risultato è ancora una funzione continua. Ma se faccio il rapporto, qui ahimè le scritte si sovrappongono, devo aggiustare un pochetto questo. Se faccio il rapporto, la funzione continua se il denominatore non sia nulla. Perché? Perché dove il denominatore sia nulla non posso calcolare la funzione r, r sta per rapporto, dato che non posso dividere per zero. In quel caso possiamo avere una divergenza o una forma indeterminata che abbiamo già visto più o meno come trattare. Ok? Quindi se sommo ottengo funzioni continue, se moltiplico ottengo funzioni continue, se faccio un rapporto tra funzioni dipende dal denominatore. Il risultato è continuo dove il denominatore non è zero. Ok? Ma questo anche l'abbiamo già visto a suo tempo. Sono funzioni continue tutti i polinomi, ovviamente. Tutte le funzioni polinomiali sono funzioni ovunque continue proprio per quello che abbiamo appena detto. Le funzioni invece irrazionali, scusate, le funzioni razionali, i rapporti tra polinomi, sono continue dove non si annulla il denominatore. Quelle irrazionali, quelle con le radici, dipende dall'indice di radice. Quelle con indice dispari sono funzioni continue. Quelle con indice pari sono funzioni continue dove radicando non è negativo. Che cosa succede se una funzione ha questa proprietà? È chiaro fin qua. Adesso andiamo a vedere quali sono le conseguenze del fatto che una funzione abbia questa proprietà, cioè sia continua, non solo in punti, ma in interi intervalli, e in particolare intervalli chiusi e limitati. L'intervallo chiuso e limitato ha questa caratteristica, è formato da tutti i numeri compresi tra due estremi, limitati, finiti, estremi inclusi. Quindi è un intervallo incluso dove A e B sono finiti. Se in questo intervallo, cioè riesco a trovare un intervallo AB, estremi inclusi, e la funzione f di x è continua in tutto questo intervallo, allora le conseguenze sono particolarmente importanti. Prima conseguenza, nell'insieme del codominio, cioè i valori della y per capirci, all'interno, quando la x è all'interno di questo intervallo, l'immagine, l'insieme delle y è un insieme anche questo limitato. Cioè, se calcolo la x all'interno di questo intervallo e ne calcolo la y varia in un insieme che anche questo è un insieme limitato. Detto in altre parole, in questo intervallo, se la funzione continua, non può divergere. Detto forse in modo un pochettino più rozzo, ma più semplice. Seconda conseguenza. Se non diverge, quindi se è limitato, il codominio, cioè i valori della y, assume un massimo e un minimo assoluti in quell'intervallo. Cioè ci sono due numeri finiti, m grande ed m piccolo, che sono il minimo e il massimo dei valori assunti dalla funzione in quell'intervallo. Terza conseguenza, forse quella più importante. Sempre nell'ipotesi che la funzione f di x sia limitata all'intervallo chiuso limitato a b, allora non solo la funzione ammette minimo e massimo, ma assume almeno una volta tutti i valori compresi tra il minimo e il massimo. Cioè qualunque y0 io prenda tra m piccolo ed m grande, qualunque numero compreso tra il minimo e il massimo, esiste almeno un x con 0 interno
A da B, tale che y0 è proprio il valore della funzione in x con 0. Adesso vediamo graficamente cosa funziona. Queste tre proprietà, queste conseguenze, prendono il nome di teorema di Bolzano-Weierstrass sulle funzioni continue in intervalli chiusi e limitati. Ok? Vediamo graficamente cosa significa questo teorema. Ora immaginate l'intervallo AB, questo segmento dell'asse X, che va da questo estremo A a questo B. Ok, se la funzione è continua in tutto AB, allora non diverge. L'insieme codominio, l'insieme delle Y, è un insieme limitato, quindi assume un massimo e un minimo assoluti. Che significa massimo e minimo? Significa che f di x non va mai oltre m, né va mai sopra m piccolo. In un altro modo, se l'insieme delle x è un intervallo chiuso e limitato, lo è anche quello delle y. Si può dire anche così. Ok? Non solo. Ma qualunque numero scegliate tra m piccolo ed m grande, io prendo un numero, qui nel grafico è lambda, ma vabbè, non c'è problema, questo valore, ok, è assunto dalla y in corrispondenza di questo valore c. Quindi qualunque numero tra massimo e minimo viene assunto dalla funzione in almeno una x. Per esempio, se prendessimo lo 0, tra m piccolo e m grande c'è anche lo 0 viene assunto in 1, 2, 3 punti diversi. Ma tutti i numeri, compresi tra il minimo e il massimo, sono valori della y in almeno un punto per la x. E quindi, riassumendo, se la funzione è continua in un intervallo chiuso e limitato, allora non può divergere. Quindi il codominio è limitato, quindi ha un massimo e un minimo, e inoltre tutti i valori compresi tra il massimo e il minimo sono valori per la y in almeno un punto per x. Cioè la funzione assume tutti i valori almeno una volta. Un altro modo, ancora più semplice se volete, per concretizzare questa proprietà è questo. Se ho una funzione all'interno di un intervallo chiuso limitato che sia continua in tutto questo intervallo, okay, allora posso tracciare il grafico della funzione senza mai staccare la penna dal foglio. Questo, se la funzione non fosse continua, non potrei farlo. Questa è una cosa terra a terra che non trovate su nessun libro, ma insomma, secondo me rende bene l'idea. Ecco. Applicazione di questo teorema. Questa è un'applicazione che si usa spesso in analisi numerica, di cui Francesco magari è esperto. Immaginate di avere una funzione y uguale a f di x che è continua nell'intervallo chiuso e limitato a b. Quindi è un intervallo chiuso e limitato e una funzione continua su questo intervallo. Quindi valgono tutti i vari teorema di Bolzano-Weierstrass che abbiamo appena visto. Inoltre, se negli estremi dell'intervallo, cioè in A e in B, la funzione assume segni diversi, non importa quale positiva o quale negativa, basta che in A e in B abbiano segni diversi. Per esempio, in A è negativa e in B è positiva. Allora c'è almeno un punto nell'intervallo AB dove la funzione si annulla. Teorema dell'esistenza degli zeri. Lo zero per una funzione è un punto dove la funzione si annulla. Okay. Attenzione a non confondere
il valore dello 0, lo 0 è un valore per la funzione, mentre la x con 0 è un punto opportuno, che non è detto che sia 0 per forza. Interpretazione grafica. Ecco il nostro intervallo AB, abbiamo la funzione f di x continua su AB, quindi posso disegnarla senza mai staccare la penna dal foglio. In A la funzione assume un valore positivo, in B ha un valore negativo. Allora, dato che devo andare da questo punto che sta sopra l'asse delle x a questo punto che sta sotto l'asse delle x, il teorema mi dice, guarda, prima o dopo devi attraversare l'asse delle x e quindi in quel punto la funzione si annulla. Non è possibile che tu vada da un punto positivo a un punto negativo senza staccare la penna dal foglio, senza attraversare l'asse delle x. Quindi tecnicamente, se ho la funzione continua in un intervallo chiuso limitato a b e in a e in b negli estremi la funzione ha segni diversi, in uno è positivo e nell'altro è negativo, allora necessariamente dentro l'intervallo AB c'è un punto dove la funzione si annulla. Ok? È chiaro? Perché attraversa l'asse delle x, quindi a questo punto l'ordinata è 0. F di c, il teorema ti dice che in x con 0, quello chiamato x con 0 dopo era c, assume il valore 0. Quindi se tu devi risolvere l'equazione f di x uguale a 0 e riesci a individuare un intervallo dove la funzione continua e ha segni opposti negli estremi, sei sicuro che in quell'intervallo la funzione si annulla, quindi lì dentro c'è una soluzione della tua equazione. Questo è un sistema che viene usato tantissimo in analisi numerica perché è molto semplice da programmare al computer. Molto spesso le equazioni con cui si ha a che fare nella ricerca scientifica non sono equazioni facilmente risolubili. Cioè è raro riuscire ad avere un'equazione dove la soluzione la trovi a tavolino per capirci, okay? Usando un procedimento risolutivo. Per esempio, nelle equazioni polinomiali di grado superiore al quinto non esiste formula risolutiva, non c'è. L'equazione generale di sesto grado non ha formula risolutiva. Quelle di quarto grado ce l'hanno in qualche caso particolare. Quindi se ho un'equazione algebrica di settimo grado e voglio trovare le soluzioni, una chance è utilizzare questa tecnica. Cioè trovo due punti dove il polinomio assume segni diversi, vedi il polinomio in A è positivo e il polinomio in B è negativo, e so che lì in mezzo c'è un punto che risolve la mia equazione, polinomio uguale a 0. Allora cosa faccio? Questo intervallo mi dice, guarda, la tua soluzione magari è il punto medio con un'approssimazione di metà intervallo. Quindi l'ampiezza dell'intervallo è l'approssimazione della mia soluzione. Dopodiché dico, beh, prendiamo il punto medio, vediamo che segno ha. Qui in questo grafico risulterebbe un segno positivo, perché qui se calcolo la y è positiva. Allora ripeto la procedura limitandomi all'intervallo che abbia dove la funzione ha segni opposti agli estremi e lo divido a metà un'altra volta. Questo si chiama metodo della bisezione. Se questo lo faccio tante, tante, tante volte, finché il mio intervallo, che dà l'approssimazione della soluzione, diventa sufficientemente piccolo. Mettete che mi ci interessi, che ne so, avere la soluzione approssimata a meno di un millesimo. Quando il mio intervallo tra il valore a sinistra che ha un segno e il valore a destra che ha un altro segno è più piccolo di un millesimo, il punto centrale è una soluzione della mia equazione con l'approssimazione di più o meno un millesimo. E quindi questo mi dà la soluzione senza doverla risolvere analiticamente, anche perché non si può. Ok? E questo è abbastanza facile da programmare un computer. Chiediamo al computer di fare questa procedura finché la differenza tra i due punti A e B non diventa più piccola di una certa soglia. In meno di un secondo lui ti dà la soluzione, sicuramente. Ok? Esistenza del 0, l'espressione della prima vista. Dopo aver esaminato la definizione di continuità e le proprietà delle funzioni in intervalli chiusi e limitati, vediamo adesso cosa succede se la funzione non è continua.
meglio, in quanti modi può essere continua e cosa succede in quei casi. Quando una funzione ha un punto in cui non posso applicare proprietà precedenti, cioè in cui il limite non posso calcolarlo semplicemente sostituendo x con 0 a x nella f, allora dico che in quel punto è discontinua, oppure è un punto singolare, un altro sinonimo di discontinuità. E se volete, la fenomenologia, lo zoo delle discontinuità è molto piccolo perché sono solo tre casi. La funzione è discontinua in tre modi diversi. Vi ricordate le condizioni che abbiamo visto affinché sia continua, che erano tre punti? Ecco, può saltare uno di quei tre punti. E le vediamo adesso in ordine, vediamo se dovremmo riuscirci. Il primo che vediamo è discontinuità detta a salto, dove la funzione nel punto x con 0 ha limiti destro e sinistro che sono magari entrambi finiti, ma diversi. Se il limite destro della funzione non è uguale al limite sinistro, allora in quel punto il limite non esiste, non è calcolabile perché ha valori diversi. Quando il limite esiste, i valori destro e sinistro sono gli stessi. E la differenza tra i due valori, limite destro meno limite sinistro, si dice ampiezza del salto. Facciamo subito un esempio. L'esempio classico è valore assoluto di x su x. Dato che x vale, il valore assoluto di x vale x se x è positivo e meno x se x è negativo, se divido x per il suo valore assoluto, ottengo 1 se è positiva, meno 1 se è negativa. Questo si chiama anche funzione segno. Quindi nel punto 0 questa funzione ha limiti finiti, ma diversi. Il limite destro è più 1, il limite sinistro è meno 1 e il salto ha ampiezza 2. Vediamo nel grafico, qui avete la funzione fatta proprio come uno scalino. A destra di 0 vale più 1, a sinistra di 0 vale meno 1. In 0 fa un salto che ha un'ampiezza pari a 1 meno meno 1, cioè 2. Domande? Ci sono domande? Ditemi se serve che torno indietro o che rivediamo. Quindi, primo caso in cui una funzione può non essere continua. Quando in un punto si comporta in questo modo. I limiti destro e sinistro esistono, sono finiti, ma sono diversi. In quel caso la funzione non è continua. Infatti, in quel caso, posso, per disegnare il grafico, devo fare un salto. Disegno fin qua, poi tolgo la matita dal foglio e disegno dall'altra parte. Qui purtroppo il computer mi ha disegnato in rosso anche il salto, anche, ma non dovrebbe. Ok? Altro caso di discontinuità, quando il limite non è calcolabile perché è un infinito, quindi non è un numero, perché la funzione diverge. Se la funzione in un determinato punto, che quindi non appartiene al suo dominio, ma diverge, quindi ho il limite per x che tende x con 0 che vale infinito, non importa con che segno, okay? Allora dico che in x con 0 ho una discontinuità a divergenza. Non solo, ma la retta x uguale al punto in cui la funzione diverge, in questo caso x con 0, è un asintoto verticale. Anche in questo caso non posso disegnare la funzione passando da destra a sinistra dell'asintoto senza staccare la penna dal foglio. Quindi ecco un altro punto di discontinuità. Esempio, prendiamo la funzione 1 fratto x meno 2. Questa funzione ha come dominio tutto il numero di reali tranne 2. Perché? Perché in 2 il denominatore si annulla. Come si comporta in un intorno di 2? Lo calcoliamo calcolando il limite per x che tende a 2 della funzione e questo mi dà una divergenza perché ho 1 fratto 0. Numeratore finito, denominatore infinitesimo, il limite è infinito. Quindi la funzione in 2 è discontinua. Ha una discontinuità di tipo a divergenza, ok?
Okay? E quindi la retta x uguale a 2 è un asintoto verticale. Questo è il suo grafico. In rosso c'è il grafico della funzione, in blu tratteggiato c'è l'equazione dell'asintoto. Vedete che per passare da questo ramo della funzione a questo, non posso non staccare la penna dal foglio. Non posso passare da qua a qua disegnando continuamente. Lì la funzione ha una divergenza. Ok? Altro tipo di discontinuità, questa forse è quella un pochino più strana. Questa discontinuità prende il nome di eliminabile, che è un caso piuttosto bizzarro, se volete. E in questo caso salta la terza delle condizioni che abbiamo visto all'inizio. La funzione in x con 0 è convergente, cioè il limite esiste finito, ma non è il valore della funzione in x con 0, o perché non esiste la funzione in x con 0, o perché ha un altro valore. Certo, questo tipo di discontinuità, detta eliminabile, si verifica quando la funzione, quindi dico che la funzione in x con 0 ha una discontinuità di terza specie o eliminabile, se esiste finito il limite per x che tende a x con 0 di f di x, questo è un numero reale, quindi la funzione in x con 0 converge, esiste il valore L che è il limite, ma L non è il valore della funzione, o perché il valore della funzione non esiste, o perché è un altro, non è L. Ti mostro subito graficamente cosa significa. Immagina questa funzione, questa è definita come si dice a tratti. Il punto 2 è un punto di discontinuità eliminabile, perché a sinistra di 2 la funzione vale x alla terza più 2, a destra di 2 vale x alla sesta più 6, ma in 2, anziché valere 10, vale 5. Quindi se io faccio il limite della funzione per x che tende a 2, ok, trovo 10, il limite c'è, esiste, è finito, ma non è il valore della funzione in quel punto perché è 5. È una funzione un po' bislacca, se volete, però è possibile. In questo caso, la funzione. Perché si dice discontinuità eliminabile? Beh, perché posso da questa produrre o scrivere un'altra funzione che sia dovunque identica a f di x, tranne nel punto in questione, in 2, e in questo punto la metto uguale, ad esempio, al valore del suo limite, che sarebbe 10. Se io riscrivessi un'altra funzione, chiamiamola g di x, che è identica a f di x ovunque tranne che in 2, e qui in 2 metto anziché 5, metto 10, quella funzione g di x è continua su tutto il suo dominio. Quindi, tra virgolette, ho eliminato la discontinuità. Ok? Oppure potrebbe anche darsi che in 2, per esempio, la funzione non sia calcolabile per motivi strani, pur se in 2 è convergente. Ok? Attenzione qui, in questo caso, il limite destro e sinistro esistono e sono entrambi uguali, eh? Non confondetela con la prima discontinuità. Questa qui non ha un salto. I due limiti destro e sinistro coincidono, ma non sono il valore della funzione. Ok? Abbiamo visto gli asintoti verticali. A suo tempo gli asintoti orizzontali. Vediamo adesso il terzo tipo di asintoti, se ce la facciamo. Penso di sì. Che sono quelli obliqui. Ok? Quelli verticali sono del tipo x uguale x con 0 e sono associati alla discontinuità della funzione di x con 0. Quelli orizzontali sono quelli ottenuti calcolando il limite per x che tende a più o a meno infinito. Nel caso che la funzione converga a un valore k, la retta y uguale a k è asintota orizzontale, ci possono essere asintoti che non sono né orizzontali né verticali, che sono quelli obliqui. Quindi saranno rette, tutti gli asintoti sono sempre rette. Una retta obliqua è una retta che ha un'equazione del tipo y uguale a mx più q, dove m è il coefficiente angolare e q è l'intercetta. Come faccio a calcolare
Calcolare l'asintoto verticale significa avere una procedura che, in base alla funzione che ho sotto mano, mi dica qual è l'm e qual è il q dell'asintoto, se l'asintoto esiste. Ok, beh, questo l'abbiamo appena visto, l'ho ripetuto. Ecco, l'asintoto orizzontale, questo è quello obliquo. Come faccio per gli asintoti obliqui? Trovare l'asintoto obliquo significa essenzialmente determinare due limiti. M, coefficiente angolare dell'asintoto, lo calcolo come limite, sempre per x che tende a infinito, del rapporto f di x su x. Se prendo la funzione, ripeto, la divido per x, l'espressione che ottengo, se converge per x che tende a infinito, il valore del limite mi dà il coefficiente angolare dell'asintoto. Se questo numero esiste finito, ho fatto il primo passo, ho trovato la n. Se invece m è infinito o non è calcolabile, allora l'asintoto non c'è. Se per esempio trovo che m è 0, torno all'asintoto orizzontale, perché una retta che ha m uguale a 0 è una retta orizzontale. Quindi cercando gli asintoti obliqui, come effetto collaterale, nel caso in cui trovi m uguale a 0, trovi anche quelli orizzontali. Dopo aver calcolato m, calcolo Q intercetta, cioè ordinata del punto in cui la retta taglia l'asse delle ordinate, semplicemente calcolando il limite per x che tende a infinito della differenza tra la funzione f di x meno m per x. Se volete, questa è la f di x, questa è mx, faccio la differenza, all'infinito trovo Q. Ok? Se, attenzione, esistono e sono finiti entrambi questi limiti, sia m che q, allora ho l'asintoto. Se uno dei due limiti, per qualsiasi ragione, o non esiste, cioè non è calcolabile, o diverge, non è un numero, allora l'asintoto obliquo non c'è. Ok? Facciamo un esempio. Immaginate di avere questa funzione, x alla seconda meno 4 fratto x più 1 uguale a y, che è una funzione analitica algebrica razionale fratta di secondo grado. Ok? Allora, calcoliamo, vediamo se ha asintoti obliqui. Vado a prendere la m, quindi vado a prendere il rapporto f di x fratto x. Dividere f di x su x per una funzione razionale significa moltiplicare per x il denominatore. Okay, quindi questo rapporto diventa x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più x. Qui ho un rapporto tra due polinomi dello stesso grado, il rapporto converge al rapporto tra i coefficienti che è 1. Numeratore di secondo grado e denominatore di secondo grado, questo rapporto è infinito, converge a 1 fratto 1 che vale 1. Quindi m vale 1. Trovato m, cerco q e cerco il limite per x che tende all'infinito di f di x, questa espressione, meno m volte x, quindi x alla seconda meno 4 fratto x più 1, meno 1 per x che fa x. Sommo questi due termini, faccio un'unica frazione, semplifico il numeratore e mi rimane meno x meno 4 fratto x più 1. Anche in questo caso ho una funzione fratta, dove il numeratore è a grado 1, il denominatore è a grado 1, il limite è il rapporto di coefficienti, meno 1 fratto 1 che fa meno 1. Quindi per questa funzione ho un asintoto obliquo, scusate, che ha equazione y uguale a mx più q, dove m è 1 e q è meno 1. Quindi l'asintoto è y uguale a x meno 1. E il grafico della funzione è questo. In rosso c'è il grafico della funzione. In blu tratteggiato c'è il grafico dell'asintoto, che è una retta obliqua, come vedete. E vedete, il grafico della funzione approssima l'asintoto senza mai raggiungerlo, tanto meglio quanto più andiamo, ci allontaniamo dall'origine, quando x va a più infinito o a meno infinito. Avere l'informazione se una funzione ammette o non ammette asintoti è importante a livello grafico. Quindi uno dei punti, uno dei passi che vedremo nella ricerca delle proprietà della funzione per costruire nel grafico sarà proprio il fatto che la funzione abbia o non abbia asintoti di tutti e tre i tipi.
verticale, orizzontale oppure obliquo. Ok? Proviamone un altro. Consideriamo, e poi questo penso sia l'ultimo esercizio per oggi, data la funzione questa qui, y alla seconda più 1 fratto x alla seconda meno 1, individuiamo tutti i suoi eventuali asintoti e discontinuità. Una funzione algebrica razionale fratta di terzo grado. Andiamo a considerare per esempio la classificazione che abbiamo appena fatta. Perché terzo grado? Perché se la scrivo come razionale intera, y viene moltiplicato per x alla seconda, è quel monomio di terzo grado. Andiamo a cercare il dominio. Essendo fratta, devo andare a vedere se esistono valori della x che annullano il denominatore. Il denominatore è x alla seconda meno 1, mi chiedo se è uguale a 0 e trovo che si annulla in 1 e in meno 1. Qui per esempio l'ho fatto scomponendo i fattori, visto che questo è un prodotto notevole. Quindi dà il dominio, elimino i numeri 1 e meno 1 perché annullano il denominatore. Quindi il denominatore della funzione sarà tutti i numeri reali R, esclusi i numeri 1 e meno 1. Che tipo di problema ha questa funzione in 1 e meno 1? Perché quando elimino punti da R, vuol dire che lì la funzione ha qualche discontinuità. Potrebbe avere degli asintoti. Se diverge, ha un asintoto. Per vedere che tipo di discontinuità ha la funzione in quei punti che ho eliminato, vado a calcolare il limite per ciascuno di loro. Quindi prendo il primo e calcolo il limite per x che tende a 1 della funzione. Il numeratore tende a 2, il denominatore a 0, la funzione diverge. Quindi x uguale a 1 è un asintoto verticale. La stessa cosa succede in meno 1. Il numeratore tende sempre a 2, il denominatore ancora a 0, la funzione ha un'altra divergenza. Quindi in x uguale a 1 e x uguale a meno 1 sono entrambi asintoti verticali. Perché? Perché in 1 e in meno 1 la funzione diverge. Cioè è discontinua perché diverge, ha due divergenze. E quindi ha due asintoti verticali. Successivamente cerchiamo gli asintoti orizzontali. Perché dal punto di vista dei calcoli è più semplice. Vado a vedere che cosa, come si comporta la funzione agli estremi del dominio quando x va più infinito o meno infinito. Qui ho un rapporto tra due polinomi di secondo grado, numeratore e denominatore sono entrambi di grado 2, quindi divido il coefficiente di x alla seconda al numeratore, divido il coefficiente di x alla seconda al denominatore, quindi 1 diviso 1 che fa 1. Siccome questo limite è finito, allora la retta y uguale al valore del limite che è 1 è un asintoto orizzontale. Proviamo anche a cercare asintoti obliqui, ma non ne troviamo perché? Perché se facciamo il limite per x che tende all'infinito di f di x su x, abbiamo una funzione razionale dove il denominatore è di grado 3 che va a 0. E quindi ritroviamo l'asintoto orizzontale di prima, perché se m è 0 e in questo caso q vale 1, ho l'asintoto orizzontale che avevo trovato nella pagina precedente. Prego. Perché devo dividere per x, la funzione è questa, moltiplica il denominatore per x, viene x alla terza meno x. Mi spiego meglio magari alla lavagna. Se hai la funzione f di x che è x alla seconda più 1 fratto x alla seconda meno 1 e calcoli f di x fratto x, quindi abbiamo moltiplico per 1 su x la funzione. Quindi il numeratore rimane uguale, il denominatore viene moltiplicato per x, con x alla terza meno x. Ok? Dovevo inserire questo passaggio di calcolo. E quindi ritroviamo l'asintoto orizzontale. Questo è il grafico della funzione. Vedete che ci sono i due asintoti verticali in 1 e in meno 1 e l'asintoto obliquo y uguale a 1. Quello obliquo è segnato in azzurro, quelli verticali in rosa. Sono entrambi tratteggiati, quindi l'ha disegnato corto, chissà perché. Ok?
oggi direi che può bastare.